Carissimi fratelli e sorelle, cari confratelli, carissime autorità qui presenti, il sindaco di Locri, il sindaco di Gerace, la loro presenza è particolarmente significativa in questa occasione, perché la figura di un parroco in una comunità ha un significato che va oltre il valore convenzionale. Il parroco è una comunità un po' particolare, riconoscere la realtà civile in questo ruolo del parroco credo sia opportuno, soprattutto in questi nostri tempi. La liturgia odierna proclama Cristo re dell'universo, una sommità che richiama la realtà che invochiamo nel Padre nostro: venga il tuo regno, il regno di Dio, quel regno universale di salvezza e di amore. Siamo cristiani con un grande desiderio che si affermi il regno di Dio, la sua signoria nella nostra vita e nel mondo intero, che Cristo e Dio sia tutto in tutti. E questa è la grande speranza che abbiamo, la meta verso cui intendiamo. Andiamo incontro a Cristo che si manifesterà definitivamente alla fine dei tempi come Signore della storia, Re dell'universo, Signore del cielo e della terra e di tutto ciò che esiste. Vieni, Signore Gesù, così pregavano i cristiani all'inizio della Chiesa, anche oggi. Imploriamo, torna, Signore, a regnare nella nostra vita e in quella delle nostre comunità. Non essere assente, aiutaci a ritornare sui nostri passi quando vogliamo costruire la nostra vita senza di te. Quando viviamo una fede che fa a meno di te, quando le nostre devozioni, prese troppo esteriori e chiassose, si dimenticano di te e fanno di immagini scolpite da mano di uomini il proprio idolo, e diventiamo sordi alla luce dello Spirito. Il Vangelo di Luca, ascoltato, ci presenta l'ora della glorificazione del Signore. Assiso sul trono a forma di croce, privato dei segni mondani della regalità, tu, nostro Re, ti manifesti nel corpo sofferente del crocifisso, fatto fuori dalla nostra arroganza, sei il condannato e non reagisci di fronte a chi ti si oppone con forza. Ti sei reso vulnerabile, debole, per regalare il tuo amore con la sofferenza. Una logica, la tua, che ci è difficile capire e accettare. Ma tu ci ricordi che il tuo regno non è di questo mondo. È un modo diverso di regnare rispetto ai potenti di questa terra. Tu regni dall'alto una croce, non da un trono regale. Ecco la tua regalità, per te regnare e servire e amare senza riserve. Regna chi serve e amore, regnare e servire. Sulla croce Gesù non è solo, c'è tanta gente che sta a guardare, sono i capi del popolo, i soldati che si fanno burla di lui. I suoi compagni più vicini però sono delle persone fallite, con in mano il bilancio delle proprie miserie e fallimenti. Si tratta di due malfattori, criminali e delinquenti, condannati per gravi reati. Nessuno dei due nasconde il suo male, ma guarda con occhi diversi colui che condivide la stessa sorte. Il primo chiede un miracolo. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Una richiesta fatta anche dai capi del popolo e dai soldati. Salva te stesso se vuoi che crediamo in te. Una sfida che proviene da chi non comprende l'amore di Dio. La richiesta è inaccettabile. Scendere dalla croce, salvare se stessi, non è la volontà del Padre,
Scendere dalla croce sarebbe rinnegare se stessi della missione ricevuta, di cercare vie più facili per realizzare il progetto del Padre, la via dell'amore a basso costo. Sulla croce Gesù mostra che l'amare non è facile. Rimane inviolato sulla croce per essere fedele ad una vita fatta per essere stessa. Costi quel che costi. La lezione che riceviamo è semplice. O la vita vissuta come servizio d'amore, o diventa ricerca dei propri interessi e del proprio tornaconto personale. L'altro condannato riconosce la vera identità di Gesù e si affida a lui. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È uno sguardo di fede, uno sguardo di speranza, uno sguardo di amore. Adesso Gesù risponde con benevolenza. In verità, io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Quale prospettiva più bella, oggi sarai con me in paradiso, col Padre. Non sei un rifiutato, un condannato eterno, un escluso dal suo amore. Il paradiso è l'essere con Dio, il condividere la vita con Lui. È la meta della nostra attesa cristiana, stare con il Signore. Per sempre staremo con il Signore, ricorda San Paolo. Ma cosa vuol dire stare con il Signore? E stare dalla parte dei lupi, dei poveri, dei sofferenti, degli abbandonati, dei miseri, dei senza tetto, degli immigrati, degli emarginati. E vivere nel quotidiano un'esperienza di unione con il Signore. Lavorare nel regno di Dio, regno di giustizia, di misericordia e carità. Un regno dove non possiamo invocare la misericordia senza la giustizia. In Dio misericordia e giustizia vanno insieme. L'amore presuppone sempre la giustizia. Il regno di Dio non è mai affermazione della misericordia e della carità senza giustizia. Ma non c'è giustizia senza misericordia. Comprendiamo bene anche che laddove ci dà frutto, illegalità, ingiustizia, truffa, imbrogli, corruzione, sfruttamento del lavoro e dell'operaio, non c'è amore né carità. Non possiamo neppure parlare di beneficenza quando si dona quello che è frutto di imbrogli, di illegalità, di sfruttamento, di corruzione. Oggi, in questa chiesa cattedrale, Don Franco inizia il suo ministero parrocchiale. Ecco il compito del sacerdote che diviene Papa. Servire per amore e con amore la comunità affidata. Un servizio da rendere in tutti i modi, né sotto il lume. Il primo, attraverso la presenza costante tra la gente come fratello e padre. Il mondo da conoscere il proprio dovere, accompagnarla. Stare in mezzo a loro, far gustare loro la gioia dell'essere con Gesù. È una vicinanza questa che aiuta a cogliere la presenza di Dio in casa, per strada, nella famiglia. Aiuta a riscoprire la vocazione familiare come espressione di un amore che si condivide. Rende nella concretezza del tuo ministero parrocchiale l'idea che la parrocchia è una comunità di famiglie. Non avere timore di trascorrere qualche ora in più nelle case, accanto a chi è anziano o soffre, ai coniugi in difficoltà e alle famiglie. Attraverso la cura della bellezza del Tempio di Dio, della sua arte, della sua storia e cultura. Una bellezza che si esprime anche attraverso i riti liturgici, la preghiera come contemplazione del volto di Dio.
generosità e di spirito di servizio. E credere nel regno di Dio e credere nelle possibilità del Vangelo, in un Dio presente nella storia, e servire la comunità sapendo che la realtà non può essere ridotta a semplici impegni di volontariato in forma di gratificazione personale. Ecco allora il messaggio di quest'oggi che possiamo sintetizzare nella testimonianza di Dio che ci mostra come la grandezza sta nel servire, nel dono di sé, senza condizioni. Oggi ti abbiamo accompagnato nella tua nuova famiglia parrocchiale. Ti siamo vicini e ti sosteniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera. E per noi eleviamo preghiere affinché possiamo portare avanti e far maturare ciò che con tanto amore ci hai donato e insegnato in questi anni. Preghiamo. Con umiltà e semplicità vogliamo esprimere il nostro fraterno affetto. Non trascuriamo che l'avvicendamento di un parroco possa sempre generare inquietudine, in alcuni casi sofferenza, perché il distacco infrange alcune relazioni umane. Ma se proviamo ad abbandonare la logica del mondo e a tenere lo sguardo su Gesù, sommo sacerdote, la grazia divina ci aiuterà a discernere il compito del sacerdote e quello di essere l'uomo di Dio, che con Sant'Agostino dica: la nostra scienza è Cristo e la nostra sapienza è ancora Cristo. San Giovanni Paolo II, nella sua omelia in occasione del Giubileo dei Presbiteri, ci insegnava: noi sacerdoti siamo stati consacrati nella Chiesa per contribuire in vari modi, laddove la provvidenza ci colloca, alla formazione della comunità del popolo di Dio. Il nostro compito è pascere il gregge di Dio che ci è stato affidato, non per forza, ma con buon animo, non atteggiandoci a padroni, ma offrendo una testimonianza esemplare. Così l'avvicendamento dei parroci è il segno più eloquente della provvisorietà che tutte le realtà umane importanti ed arricchenti hanno per la vita del prete. La verità è che il prete non si appartiene e non appartiene alla sua gente se non per fede. Se per un breve o lungo tratto della vita ha avuto come compagno di cammino una comunità storicamente determinata, sa che non è per sempre, perché egli appartiene a Dio e lui conosce, ama e accoglie gli uomini. Così trova la gioia di rimettersi al lavoro, la forza di ricominciare, e scopre la capacità di rinnovarsi, di convertirsi ancora e mantenersi, anche se passano gli anni, nella perenne giovinezza di chi appartiene all'eternità di Dio. Ogni avvicendamento del parroco è un arricchimento per la comunità, perché è momento di rinnovamento nel convertire lo sguardo del sacerdote a Cristo, un'occasione preziosa di comunione ecclesiale. Ringraziamo il Vescovo per la sua presenza e anche a lui auguriamo un buon lavoro pastorale, ma nello stesso tempo vogliamo dire grazie a Don Piero e a Don Rocco per l'instancabile attività pastorale espletata con passione, dedizione e competenza nelle nostre comunità parrocchiali. Don Franco, benvenuto nella nostra comunità. Noi le assicuriamo la nostra preghiera, la nostra vicinanza e il nostro aiuto. Vi affidiamo e ci affidiamo all'intercessione di Maria Immacolata, nostra Madre Regina. Buon lavoro a tutta la comunità e ancora grazie e buon lavoro anche a Don Piero e a Don Rocco nelle loro nuove comunità parrocchiali. Credo che sia giusto anche il saluto da parte del primo cittadino di Geraccia. Eccellenza reverendissima, reverendi sacerdoti, autorità civili e militari, fedeli.
e con piacere che a nome della comunità di Gerace do ufficialmente il benvenuto al nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta, Don Franco Labbadessa. Voglio ringraziarla, Eccellenza, perché ha voluto acquisire dalla nostra comunità un sacerdote di enorme esperienza e di profonda fede come Don Franco. Certamente ogni qualvolta un parroco della nostra cattedrale ci abbandona è per noi un colpo al cuore. Sempre non ci si riesce a pensare al futuro. Così successe con i compianti per Onico Bratteri nel 1995 e Don Peppe Barbaro nel 2013, e ora con Don Piero che lascia la cattedrale per un altro incarico di prestigio come quello di vicario episcopale della famiglia. Sono tre figure di sacerdote queste che hanno fatto molto per la nostra città. Ognuno di loro ha scritto pagine di storia e hanno insegnato ad ognuno di noi la sapienza nel vivere e la saggezza del cuore. Quanti giovani si sono formati con loro e quante generazioni hanno varcato la soglia delle nostre chiese, convinti che ad accoglierli, oltre che nostro Signore, ci fosse un amico. A Don Piero Romeo, come a Don Rocco Agostino, che nella sua breve esperienza di viceparroco della nostra comunità ha lasciato un segno tangibile, specie tra i giovani, vogliamo dire ulteriormente grazie, convinti che ci saranno sempre delle occasioni per incontrarci. A Don Franco vogliamo porgere il nostro più caloroso e sentito benvenuto in questa millenaria cattedrale, ringraziandolo per aver voluto accettare l'invito del nostro vescovo ad accettare questo suo nuovo compito pastorale. Vedete, la figura del parroco in una comunità non è affatto facile. Quando c'è magari si mormora, si critica, ma quando manca viene meno un punto di riferimento. Il suo non facile compito sarà quello di trovare la chiave giusta per aprire quelle porte chiuse, fatte soprattutto di indifferenze. Sono convinto che la sua esperienza e l'aiuto di quello spirito promesso da Gesù ai suoi discepoli, ancora agli albori dell'esperienza cristiana, saranno elementi fondamentali per la nostra crescita spirituale. Voglio dirle, Don Franco, che non sarà solo. Sono sicuro che lavorando assieme, a fianco ai nostri differenti ruoli, ma anche le nostre posizioni, culture ed esperienze, potremo camminare uniti, garantendo a questa comunità crescita e sviluppo sociale e spirituale. Da parte mia e dell'intera amministrazione comunale vi assicuro la più totale disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Il rispetto per le tradizioni, la valorizzazione di ideali e progetti, la salvaguardia dei principi sui quali si basa, cresce e matura la società civile. Questi e altri saranno gli obiettivi al centro del nostro rapporto collaborativo per il bene e nell'interesse della comunità e dei suoi abitanti. Come ogni comunità civile ha bisogno di una guida, così quella parrocchiale vede nel sacerdote un faro, specialmente in questi tempi in cui nella società affiorano segni di malessere, crescente difficoltà, disorientamento. Noi vogliamo vedere nel sacerdote colui che consiglia, esorta, propone e indirizza in campo spirituale. E con questo spirito e con questa speranza che oggi le diamo il benvenuto fra noi. Siamo consapevoli che l'attende una missione impegnativa, anche faticosa, visto che dovrà seguire i fedeli di più parrocchie. Ma appunto per questo le assicuriamo tutto il nostro appoggio e la nostra collaborazione. Perciò intraprenda con fiducia questa nuova esperienza. Noi le saremo vicini e credo ancora di più che nella nostra comunità lei troverà parecchie persone disponibili a collaborare. Un altro motivo che ritengo importante per il quale chiedo nuovamente il suo aiuto è la guida dei nostri giovani. Come potrà verificare, i giovani
giovani della nostra città, oltre all'educazione scolastica, praticano molto lo sport. Ebbene, questo non basta. Ancora, i nostri giovani hanno bisogno di una presenza autorevole che li sappia incitare, frenare e stimolare al momento giusto, secondo i dettami dei valori cristiani. La invito quindi a condividere con loro alcuni momenti. La sua presenza non potrà che fare bene ed essere fruttuosa. Ancora, non dimentichiamoci delle persone anziane e degli ammalati. Una sua visita, una sua parola potrà rendere meno pesante il peso e la sofferenza degli anni e l'aiuto per sopportare meglio la malattia. Con questa sincera amicizia, fin da ora, vi assicuro quindi il convinto sostegno da parte nostra. Benvenuti. Intanto grazie per i discorsi e le cose, io vi ringrazio infinitamente. Devo fare pure io il discorso, due parole, fraternamente. Padre Vescovo, signori sindaci di Geracet, di Locri, Presidente del Consiglio, dei sindaci, autorità presenti, cari amici e cari fedeli, rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti voi. Voi che avete lasciato le vostre case, le vostre occupazioni, per accogliere in questa vetusta cattedrale splendido gioiello e vanto della nostra diocesi, il nuovo parroco, me indegno servitore del Signore, che il nostro beneamato vescovo ha designato per voi. Permettetemi di esprimere alcune considerazioni. Qui non sono stato inviato dal Vescovo solo per voi, ma con voi. E chi mi conosce bene lo sa. Percorrendo, come ci ha detto il nostro sindaco, percorrendo la stessa strada, condividendo i problemi e le preoccupazioni, respirando la stessa aria. Sempre però nel nome del Signore e per il Signore, in uno spirito di assoluta gratuità, come ci ha detto il Vescovo, responsabilità, disponibilità e servizio, e con uno stile. Bene, mi fa piacere, con uno stile di autentica collaborazione nel rispetto dei ruoli e compiti di ciascuno, lavorando insieme secondo la propria vocazione battesimale per il bene comune e per quanto propriamente mi concerne per la formazione delle coscienze. Ringrazio dunque chi mi ha preceduto in questo specifico e delicato compito o missione, Don Piero Romeo, che con saggezza e impegno apostolico, nonostante i suoi incarichi in diocesi, ha saputo guidare questa comunità,
Don Rocco, fedele suo collaboratore. E con loro ringrazio altresì tutti i sacerdoti che li hanno preceduti e in particolar modo quelli che io ho avuto modo di conoscere. Il sindaco li nominava, mi riferisco al canonico Don Gratteri, canonico Don Pepe Barba, come ringrazio altresì tutti i confratelli sacerdoti qui convenuti. Naturalmente mi si permetta di esprimere un ringraziamento sincero a tutti gli amici e fratelli nella fede che da Gerace Marino, ora loro, in particolare della parrocchia, Corpo Bello, altro che cattedrale, parrocchia Santa Maria del Mastro, chiesa che mi ha generato nella fede e che mi ha visto per tanti anni parroco, sono venuti qui presso questo stupendo tempio per sostenermi con l'affetto e la preghiera. Bene, ora sgombriamo dalla mente l'idea che per me questa sia una carica e un incarico di prestigio. Vi parlo con molta chiarezza. Certo, come mi ha anticipato il nostro vescovo, qui c'è la storia, qui c'è la bellezza, qui c'è tutto un patrimonio artistico prezioso, prestigioso, meraviglioso da difendere e custodire gelosamente, vanto onore, gloria della nostra terra di Calabria, che richiama da ogni dove numerosi ed appassionati cultori dell'arte e non solo. Ma qui io vengo in punta di piedi e ve lo dico sinceramente, in tutta umiltà, come ci ha detto uno dei membri del Consiglio Pastorale, vengo per annunciare prioritariamente il Vangelo. Pascete, è Pietro che grida, pascete il greggio di Dio che vi è stato affidato. Sì, sarò modello del gregge, ed è una sfida nella misura in cui riuscirò ad entrare nei vostri cuori. Sarò modello del gregge nella misura in cui tutti voi mi riconoscerete come tale. Le mie pecore ascoltano me. Conosco ad una, è un augurio che lo faccio per voi e per me stesso, le mie diretti agnelli, era il poeta che mi dava, e riconosco quelle il tenero pastore. Sarò vero pastore nella misura in cui vi aiuterò a fare esperienza di Gesù. Concedetemi il tempo necessario. Infine ringrazio vivamente il nostro vescovo che allorquando mi ha comunicato il mio trasferimento mi ha caldamente incoraggiato come un padre, rinnovandovi, oltre alla sua paterna stima, la sua amicizia e la sua vicinanza, con quella parola che riempie più di tutte le pagine bibliche, non temere. Questa parola si ripete, sapete, per ben nella Bibbia, nelle pagine bibliche, ben 365 volte, sono i giorni dell'anno. Quasi che Dio ci accompagna, ci segue sempre, ogni giorno. Grazie Eccellenza Reverendissima, cercherò di fare del mio meglio affinché il popolo di Gerace tutta possa essere, secondo la sua etimologia, città posta sul monte, ma sempre illuminata dalla luce e dallo splendore del Vangelo. Per fare ciò, all'inizio del mio mandato, al di là di qualsiasi programmazione, la faremo insieme, adoperiamoci tutti a consolidare una comunità ecclesiale accogliente ed essere servitori senza pretese, evitando invidie
e gelosie che potranno generare discordie e divisioni e che non devono far parte del nostro credo. Il tempo che trascorrerò con voi e per voi mi auguro di grazia e di benedizione, lo affido al Signore e alla Santissima Vergine Maria, Regina degli Apostoli, nel mentre chiedo a voi tutti di aiutarmi e sostenermi nel mio ministero, aperto ed attento alla necessaria collaborazione per lo sviluppo umano, civile e cristiano della città di Gerace che oggi mi accoglie. E pregate per me. Grazie a tutti.